I giudici sono pochi e le cause da smaltire tante, anzi troppe. Ogni giorno il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è costretto ad affrontare una situazione incresciosa, deprimente e urgente, così come viene definita dal presidente Giovanni De Marco e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Francesco Russo. Una situazione disperata in particolare per le numerose cause pendenti tra procedimenti civili, fallimenti, processi penali in fase dibattimentale e procedimenti penali pendenti in fase GIP o GUP. Ad occuparsi delle migliaia di cause sono soltanto 11 giudici. Secondo una stima effettuata da De Marco e Russo, ogni magistrato dovrebbe occuparsi di 2.733 procedimenti circa, numeri spropositati che rendono difficile terminare un processo in tempi brevi. A questa già grave situazione si aggiunge la seconda fase della riforma della giustizia. Secondo il presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, De Marco, l'unica soluzione possibile e inevitabile è l'incremento dell'organico, poiché il Tribunale necessita di maggiori attenzioni affinché non risulti il primo solo in termini di efficienza giudiziaria, ma riesca anche a scalare le classifiche delle statistiche in termini di efficienza strutturale. Il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine, la Corte d'Appello, il Consiglio Superiore della Magistratura, dichiara l'avvocato Francesco Russo, sono organi che possono fare qualcosa, ma che hanno soprattutto bisogno del supporto e della presa di coscienza dei cittadini e di chi li amministra. Scendere in piazza per reclamare i propri diritti, conclude Russo, per non vedersi negata giustizia, non sarebbe un'idea rivoluzionaria, ma un'azione necessaria per imporre un cambiamento.